Con l'auto, con la, funziona tutto. Staccato scelderoni. No, comunque i miei consigli vengono ascoltati. Partiamo piano. 400 metri di trivello in 6 minuti. Sì, beh, certo. Giusto scaldare il corpo così. Ciao a tutti, eccoci qui. Bene, test definitivo, diciamo, no? Della Focus 7.9. 7.9. E la GM2, che ne avevamo parlato nell'ultimo video, dovevamo andare a provarla su un terreno un po' più scassato per vedere se le sensazioni positive venivano confermate. Esatto. E sembra di sì, no? Assolutamente sì, ragazzi. Oggi è stato il test definitivo perché, come avevo ripetuto già domenica, sensazioni in salita sicuramente ottime, ottima messa in sella, motore bello fluido, ma soprattutto ho avuto la conferma definitiva che è una bici davvero divertente. Come avevo già detto domenica, è una bici stabile, comunque sia il peso aiuta ad avere quella stabilità in discesa e ti dà molta sicurezza. È una bici bilanciatissima a parer mio, perché 150-150 non ho avuto mai la sensazione di impuntarmi in avanti, nemmeno sui pezzi più ripidi. E rimane divertente in qualsiasi occasione. Diciamo che due piccoli appunti dobbiamo farlo probabilmente sulle gomme montate, sì. Perché la 260 anche all'anteriore secondo me è grossa, adesso me l'hai confermato, sì, anche è l'unica pecca che ho trovato, quel senso di galleggiamento soprattutto sul rotto, sì, sì, tanto. Quindi sì, montare subito, direi, a meno che non si ha le prime armi, sì, che va benissimo, magari può. Però se si vuol guidare bene, divertirsi, io un 2.4 massimo, un 2.5 davanti, massimo, ma un 2.4 dietro, sì, va alla grande. Sì, assolutamente. E poi anche il reparto sospensioni, alla fine una bici così ben bilanciata va benissimo anche con le standard. Va bene, no? Anche così, infatti sono rimasto meravigliato, perché comunque sia con una 36 rating avanti va più che bene. Sicuramente mettere un upgrade come una 38, magari alzando di un centimetro l'escursione a 160, potrebbe essere davvero una bicicletta diventa poi abbastanza più enduristica. Quindi se si vuole tenere il bilanciamento, il 150 secondo me è perfetto. Poi è vero che abbiamo 720 di batteria nel tubo obliquo, quindi probabilmente il 160 non sbilancia nulla, perché comunque il peso della batteria mantiene per terra la bicicletta, quindi non tenderebbe a impennarsi più di tanto. Abbiamo già fatto la prova su qualche bici di qualche cliente, sono tutti entusiasti, quindi si può tranquillamente mettere un 160. È bello comunque che è 29-29, bilanciata, sì. bella pronta, quindi sensazioni, promossa, sì, me, sensazioni a pieni positive. Voti come nell'ultimo video dicevamo. Va bene, ciao a tutti, iscrivetevi al canale e forse, se riusciamo, nei prossimi video mettiamo anche dentro qualche esercizio per le braccia, sì. Perché oggi mi sono spezzato le braccia, ero morto. E bene così, bene. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Alla prossima. Preciso, dai.
finite. Quando fa male sta pianta!